Ciao ragazzi, nuovo video della TuttoTech. Questo video diciamo che è il nostro primo volo col drone, DJI Esatto. Mavic Mini. Siccome abbiamo fatto solamente quello che era l'unboxing, la spiegazione di come si installava, come si faceva, abbiamo deciso comunque di farvi vedere il nostro primo volo e le nostre prime esperienze con questo drone che comunque ci sta dando grosse soddisfazioni. Esatto, potete iniziare a vedere le prime immagini come film, appunto, come la risoluzione. Quindi ragazzi, non ci resta che invitarvi ad iscrivervi al canale, attivare la campanella, così da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. Ma prima di farvi vedere i nostri volin voletti, vi facciamo vedere la nostra Sigla! Ragazzi, ci siamo. La TuttoTech oggi inaugura il suo passo verso il cielo, parte gli scherzi. È la prima accensione del drone che abbiamo acquistato. Abbiamo fatto già, come avete visto prima, tutte le funzioni base, ci ha detto di aggiornare un po' di cose. E adesso, come vedete qui, ci dice di tenere premuto questo tasto in modo tale che faccia il decollo automatico. Vediamo un po' cosa succede. Sinistra perché deve bilanciare il vento che è abbastanza forte e quindi lui tende ad andare dalla parte opposta del vento. Effettuato, i voli a noi, per noi sono stati soddisfacenti. Siamo arrivati ad un'altitudine di circa 70 metri e la cosa che ci piace, soprattutto a me che avevo un vecchio Phantom 2 che quindi non avevo l'FPV, non sapevo cosa stesse succedendo al drone in alto, è che io ho tutte le informazioni sullo schermo del cellulare. Questo mi consente di vedere da che parte è puntato, l'altitudine, la velocità, tutta una serie di dati che secondo me chi vola sono veramente importanti da avere a portata di occhio. Esatto. Speriamo che le immagini, perdonateci, noi viviamo in città, quindi l'unico pezzo verde ve l'abbiamo fatto vedere, non ce n'è molto. Comunque adesso provvederemo a spostarci in altri luoghi qui in zona che sembrano un po' più interessanti dal punto di vista paesaggistico. Marco, tu come impressioni di volo? Belle, io non l'avevo pochissimo, avevo provato col vecchio Phantom 2 a farlo volare, ma proprio poco. Con questo c'è una sensazione proprio di sicurezza totale, direi proprio. Basta stare attenti agli uccelli ogni tanto che passano L'attacco del e piccione. cercano sempre di intromettersi, però per il resto veramente tutto bene, molto stabile. Comandi perfetto, risponde egregiamente, quindi da profano del campo io sono molto contento. Sicuramente io che arrivo dal Phantom 2, il primo volo che ho fatto col Phantom, avevo molta più paura perché soprattutto nelle manovre non riuscivo a capire da che parte stesse andando il drone e quindi dovevi volare stando molto più cauto. Quindi seguiteci nei prossimi video per continuare l'approfondimento sul DJI Mavic Mini. Al prossimo video. Ciao Ciao! ragazzi!